in piccolo faremo qualche cosa di come era previsto ai vecchi tempi. Ci sarà l'afflusso in caserma da parte dei soldati di truppa che hanno fatto il servizio di leva sia per un mese come CAR o i 12 mesi previsti. Come ai vecchi tempi entreranno in caserma filando per la strada della città, prima venivano a piedi dalla stazione fino in caserma. In caserma troveranno la rappresentanza di ufficiali e sottufficiali del reggimento, delle associazioni combattentistiche, autorità o meno, e l'ultimo comandante di battaglione mi darà l'attenti e mi presenterà la forza come quando si faceva oggi mattina alla Zabandiera. E successivamente ci saranno gli onori ai caduti, quindi verrà deposta una corona al monumento ai caduti. Noi siamo partiti 4 anni fa con una 4-5 persone che avevamo deciso di incontrarci, ritrovarci tra amici. Da quando esiste le chat e via di seguito c'è stato il passaparola e automaticamente ci siamo trovati da 5 persone in 150 al primo raduno. Un'ultima domanda gliela voglio fare sulla città di Arezzo. Come se la ricorda ai tempi che la caserma appunto era attiva e soprattutto se effettivamente, come molti dicono, aiutava a dare maggiore sicurezza anche alla città? La città la ricordo con piacere perché ho lasciato anche un sacco di amici e spesso io sono tornato anche senza i problemi del raduno. L'unica cosa che ho da lamentare che nella città di Arezzo, che da quando si è costituito questa associazione Facciamo i Raduni, arrivano persone, ragazzi che vengono dalla Calabria, dalla Francia, dalla Germania, e quello che manca al raduno mancano le presenze dei ragazzi di Arezzo che hanno fatto il servizio di leva ad Arezzo. Erano stati già fortunati a farlo 12 mesi a casa e sono quelli che non trovano un'ora di tempo per poter venirsi a ritrovare quei vecchi amici. Ecco, questa è l'unica cosa che imputo alla città, perché da questo lato l'ho vista molto lontana al reggimento per quello che ha dato a suo tempo, sia credo economicamente che poi come sicurezza alla città.